Un ringraziamento devo rivolgere a tutti quanti quelli che poi di fatto hanno realizzato questo lavoro, quelli che ci hanno lavorato con contributi specifici e quelli che in vario modo si sono impegnati per la sua riuscita, compresa la manifestazione di questa sera. Vorrei un attimo soffermarmi sulla copertina, perché c'è un impianto di fondo, sia di questo che del quaderno dell'anno scorso, di 10 anni fa, che rappresenta quello che purtroppo erroneamente all'interno è stato scritto essere un orologio elettrico di Monsignor Candido. In realtà questa è una invenzione unica, eccezionale, di questo sacerdote scienziato leccese dimenticato. Mi dispiace che non ci sia la vicepresidente, perché io queste cose sono 10-20 anni che le dico alle amministrazioni, ma non gli importa niente a nessuno. Va bene. E Monsignor Candido, che fece per Lecce, installò a Lecce metà 800, 1864-68, una rete di 4 orologi pubblici sincronizzati elettricamente, una cosa prima e unica in Italia e forse anche in Europa e quindi nel mondo. Purtroppo tutti si sono dimenticati di questo. Al sedile potrete vedere la macchina di questa rete che abbiamo fatto restaurare per il centenario della morte del Monsignore, e su questo palazzo c'è uno dei 3 orologi superstiti. Io ho accettato veramente con piacere l'invito che mi è stato rivolto dalla preside e dall'amico Franco, il professore Franco Martina, che conosco da tanti anni, di presentare, per quanto riguarda appunto la parte letteraria, questo volume che continua una tradizione illustre delle scuole, delle migliori istituzioni scolastiche salentine, perché appunto Franco citava prima i quaderni del Liceo De Giorgi, però ecco, anche il Liceo Classico Palmieri, il Capece di Maglie, il Colonna di Galatina hanno pubblicato in questi ultimi decenni o dall'anno appunto della loro fondazione questi quaderni o annuari. Io ricordo l'annuario anche del Palmieri, che non era semplicemente appunto una raccolta di dati, ma conteneva anche dei saggi, dei contributi di carattere scientifico, anche di autori illustri, che poi anche hanno insegnato anche nella nostra università. Ricordo ad esempio il professore Domenico Novembre, che poi insegnò geografia all'università, il professore Mario Delia, che insegnò filologia, lo stesso Papuli, che insegnò filosofia, e prima forse c'era il professore Aldo Vallone, famoso dantista anche. E così, diciamo, anche nello scientifico, il professore ricordava il preside Antonio Verdi, autore appunto di un libro anche su Michel Stetter, ma c'è anche il professore Stomeo, no? Che era preside anche Paolo Stomeo, che poi insegnò le lingue e letteratura neogreca appunto all'università. Quindi, in fondo, è una palestra, i quaderni sono una palestra appunto per gli studiosi, per i docenti che vogliono continuare l'aggiornamento e l'approfondimento, diciamo, in campo culturale nelle loro rispettive materie umanistiche, appunto scientifiche. Quindi non posso che esprimere il mio compiacimento veramente per questa bella iniziativa, e mi auguro appunto che possa essere continuata anche in futuro, sia pure nelle forme diverse che diceva appunto il professore Ruggero. Oggi i politici da dove escono? Escono dai nostri banchi di scuola. Quindi vedete la responsabilità della scuola. Non è più il greco dell'aonisto, voi non siete fuori dalla storia del greco, ma è il greco che deve parlare diversamente, deve parlare di quella formula abbastanza magica, che però fu ereditata e fu tradotta dalla Vitum Ghettiana nel 700, che ha costituito fino a poco fa l'asse portante di una educazione anche scolastica, delle persone. Dal bimbo, il bello, il buono, il giusto, no? Oggi ci dicono alcuni che pensano queste cose, e io sono un po' d'accordo con loro, e bisogna puntare un po' di più sulla Jungbildung, cioè sull'andare oltre, sulla trasformazione, perché quei valori non parlano, l'ego è molto flebile, non parlano. Quindi il self-government, se volete, se non vogliamo dirlo in tedesco, diciamolo, il self-government, cioè
diventare il senso della responsabilità propria, personale, perché quello è mancato e quello ci ha portato in questa crisi, che è una crisi profonda, perché è una crisi non economica, non finanziaria, ma di civiltà. Prendere la parola dopo la riflessione del professore Semeraro. Professore, cosa devo dire? Il nostro impegno magari sarà quello di non fermare questi quaderni qui, ma di perseverare, perché come lei ha detto i ragazzi oggi forse sono poco sensibili a questo discorso di ritorno ad una moralità, ad un'attenzione a dei valori che non sono epidermici, che non sono visibili, che non sono manifestazione, che non sono su Facebook. Il nostro compito forse è proprio questo, quello di aiutarli a riflettere su questi valori reali, che sono proprio semplicemente la serietà, la sobrietà, la giustizia, la correttezza nelle relazioni. Ecco, io rivolgerei una preghiera, ormai sono rimasti quasi al 99% docenti. Ecco, mi piacerebbe che questa riflessione, che è iniziata col professore Martina, i professori Giannone e Ruggeri hanno trattato di più gli aspetti didattici, la conclusione a carattere trasversale e universale che ha fatto il professore Semeraro, mi piacerebbe che fosse il bagaglio che ognuno di noi porta con sé e con l'impegno di riportarlo nelle nostre classi, nel discorso, nel dialogo, nella comunicazione con i ragazzi, ma io direi una cosa molto più forte, nell'esempio quotidiano, perché le parole verba volant, le parole non hanno un significato, non hanno senso se non sono supportate dall'insegnamento, dall'esempio quotidiano. Ecco, i nostri ragazzi poi alla fine ricorderanno sì ciò che noi abbiamo trasmesso con le parole, gli insegnamenti, le frasi dette e ridette in classe, che magari a volte sono anche oggetto di caricature, di scherzi, eccetera, però che cosa ricorderanno? Ciò che non potranno dimenticare, meglio dire, è proprio l'habitus del docente, l'atteggiamento, lo stile con cui il docente entra in classe, fa lezione, va avanti nonostante tutte le difficoltà. Ecco, di questo vi pregherei. Vi ringrazio per essere stati, professore Martina, non so se pure lei vuole fare questo ringraziamento ai colleghi presenti. Vi ringrazio per la pazienza, la disponibilità che avete avuto ad essere oggi qui presenti e vi pregherei affinché questo